Il tema dell'energia non è mai stato così centrale. La transizione energetica è una vera priorità. Gli obiettivi europei fissati dal pacchetto Fit for 55 sono ambiziosi. A livello nazionale, questo comporta che l'energia prodotta da fonti rinnovabili dovrà coprire almeno il 65% dei consumi finali nel settore elettrico. Per questo è stato calcolato che servono circa 70 gigawatt di capacità di produzione rinnovabile aggiuntiva. È in questo contesto che Terna deve disegnare una rete in grado di abilitare la progressiva decarbonizzazione e una sempre maggiore integrazione delle rinnovabili. E allo stesso tempo deve sempre garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio a cui siamo tutti abituati. Si tratta di una vera e propria regia. È il compito sfidante di un Transmission System Operator, dotato di visibilità complessiva su un grande numero di attori, sia sul fronte della produzione, sia sulla domanda di energia. I numeri del cambiamento sono già incoraggianti. A gennaio 2023 le richieste di connessione alla rete di nuovi impianti di generazione da fonte rinnovabile erano pari a circa 340 gigawatt, di cui circa il 37% da fonte solare e circa il 54% da fonte eolica, onshore e offshore. È un valore pari a circa 5 volte gli obiettivi che l'Italia si è data al 2030. Sul totale delle richieste, circa l'80% proviene dal sud Italia e dalle isole, caratterizzate da una maggiore ventosità e irraggiamento. Una caratteristica naturale davvero preziosa per il nostro paese. Gli obiettivi sono chiari. Bisogna favorire questa fondamentale evoluzione rinnovabile, aumentare la magliatura e l'affidabilità, oltre al livello di sicurezza e resilienza, della rete. Rafforzare le dorsali tra sud e nord, dove è più forte la domanda di energia elettrica. Potenziare i collegamenti tra isole e terraferma. Sviluppare le interconnessioni con l'estero. Accelerare sulla digitalizzazione. Sono i cardini del Piano di Sviluppo 2023, il più ambizioso di sempre. Oltre 21 miliardi di investimenti nel decennio 2023-2032, il 17% in più rispetto al piano precedente. Calcolando l'intera vita delle opere previste dal piano, anche oltre l'orizzonte decennale, l'ammontare complessivo degli investimenti supererà i 30 miliardi di euro. Le linee d'azione prevedono sinergie infrastrutturali con interventi già pianificati e strategici per il Paese, più sicurezza e robustezza della rete con un aumento della capacità di scambio tra le zone di mercato, utilizzo di elettrodotti esistenti e sottoutilizzati anche per ridurre l'impatto ambientale degli interventi, un approccio modulare grazie a un modello flessibile di investimenti che permetta di realizzare le opere di rete sulla base delle effettive priorità di sistema. Oltre 30 progetti infrastrutturali con la conferma di interventi fondamentali per l'intero sistema nazionale e già pianificati come il Tyrrhenian Link e l'Adriatic Link. E una grande novità. L'Hypergrid. Risultato di una nuova visione strategica dal valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. Il progetto sfrutterà le tecnologie della trasmissione in corrente continua, HVDC, per traguardare gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica. Un'imponente operazione di ammodernamento di elettrodotti già esistenti sulle dorsali est e ovest del paese, fino al sud e alle isole, anche grazie a nuovi collegamenti sottomarini a 500 kV. In tutto, 5 nuove dorsali funzionali all'integrazione di capacità rinnovabile. La Milano-Montalto, il Central Link, la dorsale Adriatica, la dorsale Sarda, la dorsale Ionica. Grazie alle nuove infrastrutture HVDC e alla riconversione delle linee esistenti, sarà disponibile un livello aggiuntivo di asset di rete. Il tutto ottimizzando i flussi e sfruttando al meglio le infrastrutture che lavoravano fin qui solo in corrente alternata con le caratteristiche dei sistemi in corrente continua.
Questo approccio consentirà di gestire le condizioni di rete caratterizzate da alta generazione rinnovabile, riducendo i fenomeni di overgeneration. Sarà così possibile raddoppiare la capacità di scambio tra zone di mercato, passando dagli attuali 16 gigawatt a oltre 30. In continuità con i piani precedenti, Terna punta anche al rafforzamento e allo sviluppo delle interconnessioni con l'estero. Parliamo di un investimento di circa 2 miliardi per far emergere sempre di più il ruolo dell'Italia come hub elettrico europeo e mediterraneo. Obiettivi sfidanti sostenuti dalla forza della passione e delle competenze di oltre 5.400 professionisti Terna impegnati nella transizione, ma anche la consapevolezza della necessità di uno sforzo di programmazione e coordinamento tra istituzioni senza precedenti. Questo piano di sviluppo potrà così generare importi benefici per il Paese sia dal punto di vista economico sia ambientale, anche in un'ottica di ripresa nei territori e di sostegno all'occupazione. Un futuro sostenibile e un nuovo modello di sviluppo passano per una rete di trasmissione elettrica sempre più innovativa e resiliente. Il piano di sviluppo 2023 di Terna è una tappa fondamentale di questa transizione.